I'm saying? The doctor said, take it easy. Oh, Lord, his loving wasn't much too strong. I let her choose his train of fools. Gli voglio bene. Voi gli volete bene? Vi sono piaciuti Smokey in Hilton Road? Bene. Buonasera, signore e signori. Un ringraziamento molto speciale ai miei amici che sono qui questa sera. Sapete, sono passati 25 anni da quando abbiamo registrato Chain of Fools, che è stata una delle mie prime registrazioni all'Atlantic Records. E sono accadute molte cose in questi 25 anni, a me e a tutti noi. E così questa sera ho chiesto ad alcuni dei miei più cari amici di condividere alcune delle mie canzoni preferite. Mie, loro e vostre. E vi posso dire dalle prove che abbiamo fatto che vi offriremo una serata strepitosa. Ok? Potrei parlarvi per un'ora degli ultimi 25 anni. Penso che vi ringrazierò nel modo che conosco meglio. E cioè attraverso la mia musica. Ascolterete vecchi successi e anche qualcosa di nuovo, ma in ogni caso vi prometto una serata che non dimenticherete. E grazie mille di essere qui. Tra le molte canzoni che Bernie Taupin e io abbiamo scritto, Born to Song ha sempre avuto per me un valore speciale. Era contenuta nel mio secondo album, che incisi 23 anni fa, e ancora oggi è una delle mie canzoni preferite. Quando un altro artista registra le tue canzoni, è sempre un'emozione molto particolare. Quando poi qualcuno come Aretha Franklin a farlo, non ci sono parole per descriverla. È stato uno dei momenti più importanti dell'inizio della mia carriera, quello di avere qualcuno come Aretha che cantasse una delle mie canzoni. Lei aveva già all'attivo 8-10 dischi famosi quando registrò questa canzone, che però non ebbe grande successo, ma lei me ne parla ancora. E ora, Born to Song.
inspector, he has been at two. Distant cousin from down the line, brand of people who ain't my kind. But in my sense, I have been. Non so proprio descrivervi l'eccitazione di essere qui a dividere il palcoscenico con Aretha Franklin. Oh, yes. Oh, sì, davvero. Lei è uno dei miei idoli. E come voi, quando si tratta di Aretha, sono una fan appassionata. Avrei interpretato una qualunque delle sue canzoni, ma quando lei mi ha chiesto di cantare Coming Out from the Dark, ero molto eccitata. Grazie. È una canzone importante per me e cantarla con lei aggiunge ad essa un significato completamente nuovo. One be afraid, if
I'm not alone. Life is never easy, rest is unknown. Up to now for me it's been hands against stone. It's been each and every moment searching for what to believe. Credo che Rita ci abbia chiamato qui stasera per comporre una specie di gruppo geografico e musicale. A Detroit, tutti i lunedì, le persone del quartiere parlavano di quello che era successo il giorno prima nella chiesa del reverendo Franklin, dei suoi sermoni, di chi c'era e naturalmente di quanto grande fosse stata la musica. La chiesa era importante per questo, perché ci introduceva alla musica. E nonostante poi io abbia preso la strada per la Motown e Rita sia approdata all'Atlantic, nessuno dei due ha mai dimenticato le proprie origini. Lei è probabilmente una delle persone più care che io abbia mai conosciuto. E quello che mi sorprende è che questa sia la prima volta che cantiamo insieme in uno show televisivo.
Io ho sempre creduto nella fortuna, soprattutto ora che lei ha scelto di cantare una delle mie canzoni. Aretha. Come tutti voi questa sera sono qui in veste di fan di una delle maggiori cantanti della nostra generazione. Non ci siamo mai incontrati, ma ho la sensazione di conoscerla da sempre e questo è il potere della musica. Le sue canzoni sono state una parte importante di molti miei film, in particolare The Right Woman in Cape Fear e Babe I Love You in Goodfellas.
Ma cosa ancora più importante, la sua musica fa parte della colonna sonora delle nostre vite. E il vero motivo per cui le rendiamo omaggio questa sera è di essere in sintonia con così tanti di noi. Signore e signori, Aretha Franklin. Baby.
that I can, but I ain't never loved a man. And I'll be down on my knees about you, baby. Oh, yes, I am. I ain't never loved a man the way that I love you. Non riesco a credere che tutto questo stia succedendo. Sapete, non si può fare niente meglio di Aretha Franklin. Sono cresciuta consumando i 45 giri di Respect, Chain of Fools, I Never Loved a Man. E anche se la musica era sempre incredibile, sentivo che per lei era importante penetrare a fondo nel testo prima di poterlo cantare. Tutto doveva avere un significato, altrimenti veniva eliminato. Since You've Been Gone è da sempre una delle mie canzoni preferite ed essere qui stasera a cantarla con lei è la più grande emozione della mia vita.
looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord. Before the day I met you, life was short, God, but you're the key to my peace of my eyes. Buonasera, signore e signori. Silenzio, non mi rimarrà più tempo. Non dirò niente di diverso dagli altri. Vi voglio soltanto dire che questo è il momento più bello della mia vita. Essere su questo palcoscenico con questa donna fantastica. Sicuramente abbiamo qui una delle più, secondo me, la voce migliore del XX secolo.
È veramente un'emozione essere qua su. E ora una brutta notizia. Ho dovuto dividere il camerino con Elton John. Scusate, non è una bella visione. Aretha, grazie per avermi voluto nel tuo spettacolo. Cantiamo This Old Heart of Mine? Among the lovers.
just a slave of his own. Thank you.
Thank you.